scesero la strada di Careggi, che il sole picchiava dall'occaso, e la polvere della strada sotto il sole era bianca come calcina. A fissarla accecava. Metello dava il braccio a Olindo e a Minta. Il Falorni e il ragazzo Renzoni, Renzoni piccolo, Renzoni nipote, come lo chiamavano, erano un terzetto che camminava solo. Forse proprio da essi, e via via di gruppo in gruppo, divenne un coro, si alzò l'inno. Noi vivremo del lavoro, o pugnando si morrà. Del buono era in testa a tutti, con Metello, con Giannotto, con Lippi che trotterellava per mantenere il passo sotto il sole. Del buono lo prese a braccetto e gli dette una spuntatura di toscano. Gli occhiali gli brillavano per il riflesso del sole. Raggiunsero le prime case del Romito e del buono gridò: «Ora zitti, ragazzi, se no si finisce prima di incominciare!» Un gruppo, con in mezzo il tedesco che ansimava, si era seduto sul muricciolo e riprendeva fiato. Si salutarono con la mano e se le strinsero quelle mani, facendosi l'un con l'altro gli auguri. «A domani, speriamo bene, oramai ci siamo, a domani!» E fu dall'indomani e per l'epoca in cui avvenne appunto il 1902 e per la sua durata e gli episodi che lo caratterizzarono, uno sciopero rimasto leggendario. Durò 46 giorni e si risolse con la capitolazione degli imprenditori. Fu una grande vittoria, ma a che prezzo conquistata e in che termini sottoscritta? Fu comunque una vittoria. E per la categoria dei muratori, e per Metello in specie, e per Ersilia. Durante cotesto mese e mezzo, c'entrasse o no lo sciopero, avrebbe vacillato il loro amore. L'indomani si ritrovarono davanti ai cantieri, in orario e in tenuta di lavoro, caso mai i padroni ci avessero ripensato o fossero disposti a trattare. E anche perché durante il pomeriggio della festa, e specie nel momento in cui si sarebbe dovuto attaccare, qualcuno che a Monte Rivecchi aveva alzato la mano poteva a sua volta aver cambiato idea. Quando Metello giunse, insieme con Olindo, che era passato a prenderlo, i suoi compagni di lavoro erano lì quasi tutti, come schierati, sedevano sotto la massicciata. Aminta si alzò e gli andò incontro. L'ingegnere non è arrivato. C'erano di già i due caporali e l'assistente che fumava una spagnoletta e sorrideva. Era un ragazzo fresco di studi e nipote dell'ingegnere Badolati. Era arrogante, non si era fatto amare. Metello si sedé con gli altri e presto furono al completo. Erano una trentina e si allungavano seduti in una fila parallela alla fabbrica che una volta compiuta avrebbe formato il corpo centrale di un isolato, l'angolo tra via 20 Settembre e via Vittorio. Dietro di loro il piano stradale, prospiciente il mugnone e non ancora adattato, formava una specie d'argine che essi chiamavano la massicciata. Siccome ci avevano battuta una pista che serviva ai carri e permetteva di raggiungere il cantiere giù in basso, abbreviando il cammino, al di là del cantiere, invece, dei terreni coltivati si estendevano per un centinaio di metri, fin dove passava la ferrovia. Il sole era alto. Davanti al passaggio a livello venne a sostare un treno. Dei giovani ufficiali ai finestrini cantavano. Noi siamo i ginnasti dal braccio gagliardo, dall'agil membra, dal forte voler. Qualcuno si sporse mentre il treno ripartiva piano e gridò: «Viva Firenze! Salve muratori!» Essi sedevano al riparo della massicciata. Poco lontano stavano l'assistente e i due caporali. Suonò la campanella del convento di Montughi. Poi si udì il fischio del treno che entrava in stazione. Il caporale, più anziano, Nardini, non era un aguzzino, era stato primo muratore. Quando una controversia si poteva appianare, se ne ingegnava. Cavò l'orologio dal taschino del panciotto e si fece avanti. L'altro caporale scosse la testa. Era un marchigiano, lo chiamavano Crispi. I baffi gli coprivano la bocca. Era stato la spalla di Madini e
e aveva sperato di prendere il suo posto prima che l'ingegnere assumesse Nardini. L'assistente disse: Nardini, cosa ci parla a fare? Il caporale avanzò nello sterrato e siccome essi seduti in fila lo guardavano di sotto in su, per un momento rimase muto, poi disse: Allora, batto la sirena? Batti, batti, disse Lippi, il decano. Crispi ti potrà aiutare. E poi ci avete l'ingegnerino. Ma intervenne Metello. Senti bene, Nardini, fino a qualche anno fa, correggimi se sbaglio, bazzicavi anche te alla Camera del Lavoro. Eri primo muratore sotto i Del Fiaschi, oppure no? Dove vuoi arrivare? A dire che allora, a uno sciopero di questo genere, ci saresti stato. Io non ti ho chiesto chi sono, vi ho chiesto che intenzioni avete. Si voltò siccome l'assistente l'aveva chiamato, quindi puntò l'indice su Metello. Qualche anno fa era, qualche anno fa. C'è passato un secolo di mezzo e nel frattempo, capitali da parte, io non ne ho messi. Ti ho forse dato del disonesto? Non l'ho nemmeno mai pensato, soltanto ho voluto dire che hai fatto carriera. Ecco, ci siamo capiti. Si alzò a minta e disse: io non ho capito. Metello si mise tra lui e Nardini. Anche Crispi era avanzato di un passo e l'assistente aveva gettato la cicca. D'improvviso, dallo sgabuzzino della direzione uscì l'ingegnere Badolati e coloro che non si erano ancora alzati si trovarono in piedi. Tutti lo salutarono, la più parte si portarono la mano al berretto. Oh, che si nascondeva! Esclamò il decano. No, al contrario, disse l'ingegnere. Ho dormito in cantiere. Indossava la giacca d'alpagà grigia, aveva il cappello buttato sopra la fronte e la barba trascurata. Erano passati degli anni anche per lui. Le rughe attorno agli occhi gli facevano raggiera. Ora i suoi capelli erano bianchi più che grigi, e se anche quella notte non aveva dormito in cantiere, ovunque avesse dormito, doveva avere dormito poco e male. Il suo sguardo era lo sguardo di un uomo affaticato e furibondo. Andò dritto in mezzo a loro, allontanandosi apposta, così parve, e dai suoi caporali e dal nipote. E siccome si era fatto silenzio, la sua voce esplose con tutta la carica d'indignazione, d'accoramento anche, che lo possedeva, e disse: Siete dei pusillanimi. Voi e chi vi comanda e vi istiga, e tu per primo, Salani, e prima di te quel finto santo del vostro del buono. Vi montano la testa. Andate dietro a uno che ha sempre fatto forse anche male dal momento che l'hanno licenziato, l'impiegato delle ferrovie. Che ne può sapere lui dei problemi dell'edilizia? Questo ingegnere, lo interruppe Metello, mi permette, non è il modo. Siete gente che non avete una briciola di riconoscenza, continuò l'ingegnere e rispondendogli direttamente. Dico in particolare a te, Salani, e a tutti, aggiunse. Non v'è bastata l'esperienza dell'anno scorso, vi volete riprovare? Ma che cosa volete riprovare? A riempirvi di debiti, anche se lo trovate, chi vi presta una lira? Questa volta, quando vi decidete a tornare sui ponti, non aspettate che io vi anticipi a chi ha due, a chi ha tre, a chi ha quattro giornate di lavoro, come feci l'altro anno. Se non vi reggerete in piedi, se non coprirete la norma, peggio per voi. Da me avete quello che vi sarete guadagnato e dopo che ve lo sarete guadagnato. Lo guardavano muti. E piuttosto che avvicinarvisi, si erano aperti a semicerchio davanti a lui, con Metello in mezzo, che aveva Aminta vicino e lo teneva per un braccio come si tiene un ragazzo, ma non poté impedirgli di interloquire. Sono tutte qui le tue parole. E mentre il suo volto e il suo sguardo erano una fiamma sola e tutta la sua persona sembrava come innastata dalle corde del collo ai pugni chiusi, la sua voce, anziché aggressiva, risuonò umile, spezzata, quasi implorante. Non ci sa dire altro che questo? Ora i due caporali e l'assistente erano alle spalle dell'ingegnere come delle guardie del corpo. Infatti,
E tanta era la fermezza del loro atteggiamento che si sarebbero detti forse armati. Nemmeno Lippi trovò una battuta, stava con gli occhi socchiusi, la testa piegata su una spalla e masticava il cannuccio della pipa. Accanto a lui il piccolo Renzoni pareva un galletto di un mese, in plume e accoloritto. Pensò più che non sussurrasse: "Oi, oi, si mette male." Ma gli altri, i più, erano calmi, non intimoriti. Era anzi la furia dell'ingegnere e la caoticità insolita in lui degli argomenti che esponeva a dargli fiducia e a rafforzarli nel loro proposito. E Metello più di tutti era calmo e in grado di ragionare. Costrinse Aminta a tirarsi di lato e disse: "Perché, ingegnere, ci rinfaccia quelle agevolazioni? Nessuno se n'è dimenticato, ma ora si tratta di un altro fatto. Vogliamo che le tariffe vengano rispettate." "Io le ho sempre rispettate!" scattò l'ingegnere. "Sono stato il solo a rispettarle sulla piazza e forse hanno ragione di farmene un torto. Vi siete montati la testa!" ripeté. "Ma questa volta mi troverete più duro di Taiuti e di Malì, ve l'assicuro, dovete venire a pregarmi in ginocchio!" E adesso, acceso in viso, voltò loro le spalle, seguito dai suoi tre fedeli, raggiunse la direzione. Loro erano rimasti fermi e verano questi 10 metri di distanza quando l'ingegner Badolati si arrestò sulla soglia e con un tono adesso più pacato, ma severo, che voleva essere definitivo, disse: "Allora, attaccate?" "No!" rispose Metello. "E ci dispiace quanto dispiace a lei, forse anche di più. Ma se lei non vuole nemmeno pigliare in considerazione l'idea di venirci incontro, siamo in ballo e balliamo. Vi mancherà presto il fiato." Il tedesco, che fino ad allora era rimasto zitto in mezzo agli altri, immobile, masticando un filo d'avena, fece un passo avanti e subito, come pentito, si riportò indietro, dondolando come un elefante sui talloni. L'ingegnere gli si rivolse, brusco, irato, e sembrò coglierlo di sorpresa. "Dillo!" l'intimò. "Sentiamo." "È che ci sembra giusto, ingegnere. Lei non si deve arrabbiare," fece il tedesco con la voce di basso impacciata. Pareva avesse preparato un discorso e ora gli venissero a mancare le parole. "E poi? Io non dico che lei, dal suo punto di vista, non possa anche avere ragione. Non potrei, ce l'ho," lo interruppe Badolati. "Specialmente tu che hai girato il mondo, lo dovresti sapere. Ve ne accorgerete!" urlò. Era furente, protervo, come non l'avevano mai visto, e certo, qualcosa che andava al di là dello sciopero, del ritardo che si profilava sul programma dei lavori e della stessa compattezza contro cui urtavano le sue parole, lo doveva esaltare. Essi comunque non si chiedevano dei motivi. Gli bastava considerarlo così come egli si rivelava. "Siete una massa di cenciosi!" Sbatté lo sportello a vetri, entrando nella direzione. Il nipote assistente lo seguì. Crispi e Nardini parvero rimanere di sentinella. Lentamente i muratori si allontanarono, dai piedi alla cima delle impalcature. Sui ponti, i muri e le scale drizzati fino al quarto piano e deserti, e sulle baracchette che stavano al lato della costruzione, sui bidoni dell'acqua, i sacchi di cemento, le file dei mattoni, i sassi, gli attrezzi e i prati tutt'attorno, fin sulla strada ferrata dai binari lucidi argento, batteva il sole. Essi risalirono la massicciata e passo passo giunsero lungo il Magnone. Avevano le giacche sul braccio e nelle tasche o sotto l'ascella l'involto della colazione. Erano le 10 ormai e gli sembrava incredibile, se lo dicevano, di ritrovarsi a quell'ora con le mani in mano a guardare il fondo asciutto del torrente e dall'alto del ponticello le pecore che brucavano sugli argini. La gente che saliva e scendeva dall'omnibus alla fermata del viale e ancora più avanti il verde dei platani, lo zampillare della vasca e le corse dei bambini nel giardino della fortezza d'Avasso. Vi si diressero e si sparpagliarono qua e là sotto gli alberi e sulle panchine.
C'erano quelle balie, le giovani madri, le nonne, e qualcuno di loro attaccò discorso con esse, coi giardinieri, coi vecchi di Montedomini che si godevano il giorno di libera uscita. Al di là del muro che delimitava il giardino, dentro la fortezza, squillò la tromba del rancio ed essi aprirono gli involti e fecero anzitempo colazione. Poco dopo, come era convenuto, giunsero quelli del cantiere Fiaschi, guidati da Corsiero, e non ebbero nulla di diverso da raccontare, se non che i Fiaschi, padre e figlio, non si erano fatti vivi. E giunse Giannotto dicendo che Maddì, come badolati, gli aveva fatto una scenata. E infine vennero quelli dell'impresa Massetani, coi quali era del buono che li aveva incontrati strada facendo, tenendo in mano una copia della difesa fresca d'inchiostro e che parlava di loro. Questo fu il primo giorno. Il martedì trovarono i cantieri serrati. Ci stava di guardia un caporale o addirittura uno dei sorveglianti di notte che protraeva il proprio turno. C'era Crispi nel cantiere di via 20 Settembre, lui solo. Si potevano immaginare l'ingegnere, l'assistente e Nardini chiusi dentro la direzione, ma non si videro né dettero un segno della loro presenza. Gli scioperanti stavano in fila addossati alla massicciata come il giorno avanti. Quando furono le 8, Crispi batté i colpi soliti della spranga di ferro che fungeva da sirena, ma nessuno si mosse ed egli tornò a sedersi su una cassa là fuori e accese il mezzo toscano. E siccome scosse la testa, alcuni dei muratori lo imitarono. Poi lentamente risalirono la massicciata. Tutto era accaduto in silenzio, non si era alzata una voce. Crispi li spiava mentre se ne andavano, senza andarla a vedere. La sua indifferenza aveva l'aspetto di una provocazione, più che se si fosse alzato in piedi sulla cassa e li avesse insultati. Ma era il secondo giorno appena, gli animi erano saldi. Essi quasi si divertivano a considerare la posa di mastino e il viso di lepre del caporale, più brutto del cane lupo, disteso all'ombra e addormentato dopo aver fatto nottetempo il suo dovere. Non c'era paragone. E fu proprio il più vecchio e saggio tra loro, Lippi, il decano, che dall'alto della massicciata, toltasi un momento la pipa di bocca, gli fece il verso: Babau! Quindi si radunarono sotto la fortezza da basso, provenendo dai diversi cantieri, come il giorno prima. E chi indugiò sulle panchine del giardino, chi passo passo secondo le destinazioni, a squadre di tre, di quattro, coloro che abitavano in campagna, malgrado il sole, presero la via di casa, poiché essendo in sciopero, gli appaltatori non gli consentivano di pernottare nelle baracche. I più giovani, capeggiati da Bixio, Falorni, siccome il Mugnone che gli aveva suggerito l'idea, così in secca com'era, non gli consentiva, decisero di andare a bagnarsi in Arno. Altri, infine, non più ragazzi e cittadini, si erano dati appuntamento in un'osteria di Porta Prato, dove una certa ora sarebbe capitato del buono, insolitamente preso quella mattina da un problema tutto suo, privato. Gli era spuntato a 45 anni suonati il dente del giudizio e aveva deciso, non resistendo al dolore, di farselo cavare. Quando arrivò, reggendosi la gota, lo costrinsero a far tanti sciacqui di vino per disinfettare la gengiva che quasi l'ubriacarono. Lippi, lui era belle partito, non sapeva più se fare i brindisi ai franchi muratori caduti durante la comune o a Filippo Brunelleschi, muratore dei muratori. Col passare delle ore, egli diventava, oltre che sacrilego, scurrile. L'unico modo di venirgli in aiuto fu di invitarlo a declamare le poesie sporche di Vamba che conosceva a memoria, come un po' tutti del resto. Lippi, dici la confessione, dici i meriti della città di Firenze, dici la carità. Il decano appoggiava il gomito sul tavolo, tenendo alto nella mano il bicchiere di vino, strizzava gli occhi e declamava. Dice, andate con Dio, razza d'un cane. Chi l'ha chiesto d'andà con qualcheduno? Io, Dio, gli ho chiesto un po' di pane, perché Madonna l'era a digiuno. Trovarono sera sotto la pergola e avevano fatto circolo,
C'erano quegli operai delle officine meccaniche e i borracciai e le guardie del Dazio. Un suonatore ambulante prestò la chitarra e ci si mise a cantare. Aminta, come tutti, aveva il vino buono, alzava il bicchiere e improvvisava. Andavano contro i preti, contro i suoceri e contro i padroni, nell'ordine, i suoi anatemi. Poi fu la volta del tedesco, il quale, dal momento che non si lavorava, si era adattato anche lui a bere, malgrado non fosse ancora buio e non era rimasto secondo a nessuno. Egli dominava la compagnia con la sua mole e più con la sua voce, roca, profonda, miracolosamente intonata, che teneva sulla nota della chitarra, mentre Aminta cantava Ubaba, Umbaba. Umbaba, finché, trascinato dalle circostanze, vermiglio in viso e tutta una risata, chiese e ottenne in silenzio per l'assolo. Questa non la potete, non la sapete di sicuro, gridò. Olive, olive, solo del schön, wie morgenwölken auf ihrem hohn. Si era alzato via via che cantava. Era un motivo lento, dolcissimo, e lui, dondolando la testa, socchiudeva gli occhi, ma non in... ma con impennate improvvise, e lui si ergeva in tutta la sua altezza, sgranava gli occhi, picchiava il pugno sul tavolo. Un Freuden in den Hausjürgen bist, o Herr, o Sonnen, o Licht. Olius. Sì, l'intimorì tutti e quando ebbe finito, prima di sentire scrosciare gli applausi, ci fu un momento di esitazione. Sarebbe Wagner? Gli chiese Metello. Wagner non mi piace. Che ne so se è Wagner? La canta sempre mia moglie. È una canzone d'amore. E cosa racconta? Ma sì, il tedesco lo so, mi arrangio, ci sono stato 10 anni in Germania. Ma queste parole mi restano un po' oscure. Liebe vuol dire amore, Sonne vuol dire sole, Glück è la felicità. Felicità, felicità! E si ricominciò a bere. E l'inno dei lavoratori e le strofette su Menelik e Baldissera ridiedero vita al coro. Anche Olindo, che avrebbe dormito a casa di Metello, si fece onore. Gli anni trascorsi in miniera gli riportarono alla memoria non soltanto l'aria, ma addirittura alcuni versi dell'Internazionale e li accennò. Le premières balles seront pour les généraux. Le prime palle sono per i generosi, tradusse. E questa sua versione, data in buona fede, gli meritò un'ovazione, in quanto essa esprimeva una verità che li trovava concordi e li entusiasmava. Più internazionali dei muratori, chi c'è? Si gridava. Quello sa il tedesco, questo sa francese. Io napoletano, Metello disse, e dover cantare mare chiaro e dire una bugia che quella finestra esisteva. Lui l'aveva vista, chiedendo il permesso, ci si poteva affacciare. Non era un giorno di sciopero, era un giorno di festa. I giovanotti facevano il bagno nel fiume, essi si pigliavano la loro vacanza sotto una pergola d'osteria. Del buono medesimo, la cui figura col tempo sarebbe entrata nella storia, passatogli il dolore e un po' ebbro qual era, si tolse gli occhiali e tenne in piedi sul tavolo, sorretto alle spalle da Metello e dal tedesco, uno dei più bei discorsi della sua carriera. Lo applaudì anche il tenente delle guardie, giunto per la cena che consumava un tavolo riservato. Quindi gli operai delle officine meccaniche, che erano i più saldi sulle gambe, lo portarono in trionfo lungo Via del Prato e promisero la loro solidarietà ai muratori. E come Metello ospitava Olindo, Lippi portò con sé in comune di bagno a Ripoli, dove abitava, proprio sotto l'arco della camicia, Aminta Donnini, che non aveva casa e gli era proibita per via dello sciopero la baracca del cantiere. Ci devo avere una branda, te la sistemo, gli disse il decano. Ci dormiva l'ultimo dei miei ragazzi, ora anche lui si è sposato. Ne ho avuti tre, tutti maschi, ma l'ultimo è stato il più furbo. Lavora al pignone e tornitore.
Uno mi è morto di 16 anni di tifo. Il mezzano fa lo stradino. Salire sui ponti non gli piaceva nemmeno a lui ed è sempre stato di spalla tonda. Preferisce fare quel mestiere. Dipende dal municipio. Prende 3 centesimi ed è pieno di figlioli. Vieni, Aminta, vieni. La notte, se ti gira, puoi andare a trovare tua moglie, quando ti pare. Cosa c'è da Ponte a Emma all'Arco del Camicia? 4-5 chilometri. Conoscendo la scorciatoia, una deviazione. Questo fu il secondo giorno. E il terzo, il quarto, ma già non si radunavano più all'osteria, nessuno aveva ancora dei soldi da scialare un vino. E si compì la prima settimana, e poi 10 giorni, e poi 13, fino a raggiungere senza defezioni la seconda settimana di sciopero, il secondo sabato senza salario. Ogni mattina essi andavano sui cantieri. Ma raramente c'erano i padroni e comunque non si poteva avvicinarli, non lo permettevano. C'erano gli assistenti, c'erano i caporali, coi quali era meglio non parlarci per non venire alle mani. Cotesto sabato trovarono un cartello dappertutto uguale che diceva: ultimo avviso. La manodopera che lunedì prossimo 21 tornerà in cantiere avrà lavoro assicurato per tutta la stagione. Gli oltrazionisti si possono considerare licenziati. La riassunzione comincerà a partire dalla settimana dopo e verrà vagliato caso per caso la direzione. Sul mezzogiorno tornarono a Monterivecchi. Si ripeterono ad essersi sbagliati nel giudicare i padroni disposti alla capitolazione. Era vero il contrario e decisero di non prendere iniziative. Sarebbe apparso come un segno di debolezza da parte loro, ma solo che i padroni avessero lasciato intravedere una disposizione a trattare, gli sarebbero andati incontro, senza ripicchi, magari diminuendo di 2 soldi le richieste e con tutta la buona volontà di arrivare a un'intesa. Poi, guardandosi attorno, qualcuno si accorse, questo qualcuno fu del buono, che l'unico tra loro che aveva preavvertito di arrendersi comunque all'inizio della terza settimana, mancava l'appuntamento. Ma subito quelli che venivano da Scandicci e di sopra Vingone garantirono che il giovane Falorni non avrebbe fatto il crumiero. Lo si era perduto come scioperante, ma anche come muratore. Durante quelle 2 settimane, un po' per non rimanere inoperoso, un po' per non mangiare a UFO, era andato sui campi coi parenti. E gli si era risvegliato l'amore per la terra e per la ragazza con la quale anni prima era stato fidanzato. Costei apparteneva a una famiglia di coloni della stessa tenuta delle casse e i suoi genitori, per dare il loro consenso, avevano rinnovato la condizione che gli lasciasse il mestiere e tornasse contadino. Era stata tutta una congiura, ma la ragazza e i genitori di lui e di lei e lui c'era cascato. Ma perché cascarci gli faceva piacere. Tutto il mestiere dalle mani non me lo leva più nessuno, aveva detto. E la città e i cantieri restano sempre lì, a 2 ore di cammino. Ora, tramite quei compagni, egli mandava tutti i suoi saluti e gli auguri. Fu sotto questa bandiera, dai colori vagamente nuziali, che al tramonto i muratori si ritrovarono, uniti e in fila davanti ai cantieri.